Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam. Nel video precedente abbiamo visto cosa sono i PID e che effetti hanno sul nostro quadricottero. Questo l'abbiamo visto in teoria, abbiamo spiegato praticamente la teoria e adesso vediamo in pratica cosa succede con un P basso, un P corretto e un P alto. Cosa succede con un I basso, un I corretto e un I alto. E cosa succede con un D basso e un D corretto e un D alto. Ecco, adesso io sono andato tramite il software LibrePilot a settare su questo pomello di variare il valore della proporzionale. Invece questo varierà il valore della integrale e questo invece andrà a variare il valore del derivato. Tutto questo varierà solamente il valore del pitch, quindi su questo asse. Adesso vediamo cosa succede se il valore del mio proporzionale è a zero. Armo i motori mentre il quadricottero è a livello, così livello il mio giroscopio. Accendo i motori e faccio lievitare leggermente il mio quadricottero. Vedremo che il quadricottero non risponderà assolutamente a nessun movimento dello stick. Perché faccio questa prova? Per dirvi che i PID non si settano mai partendo da zero. Vediamo. Adesso vediamo un valore del proporzionale più alto di 0, ma più basso di quello che deve essere. Cosa succederà? Praticamente vedremo che la risposta del quadricottero ai movimenti del mio stick sarà lenta. Non solo, vedremo anche se cerco di inclinare il quadricottero con la mia mano, sarà molto facile, quindi non farà tantissima resistenza a questo sollecito. Proviamo. Adesso alzo un pochino il P e vediamo cosa succede. Come avete visto, praticamente alzando il P, il quadricottero risponde un po' di più, meglio, al mio movimento dello stick. Non solo, se cerco di forzarlo, inclinarlo, cerca di resistere di più al mio, a questa sollecitazione da parte mia. Quando il valore del proporzionale è alto, vedremo delle vibrazioni ad alta frequenza, ma quando è molto alto, vedremo i motori emettere anche un suono strano. Adesso vedremo così capite di cosa sto parlando. Adesso è molto alto, vediamo. Un buon valore del proporzionale deve risultare in movimenti precisi corrispondenti ai movimenti del nostro stick. Potrebbe avere delle leggere oscillazioni quando lascio lo stick velocemente,
una roba così praticamente, e il nostro quadricottero resisterà bene a delle diciamo sollecitazioni esterne, che possono essere la nostra mano che cerca di inclinarlo o anche una raffica di vento. Come si ottiene un valore buono del proporzionale? Beh, è molto semplice praticamente, e questo lo vedremo di preciso nel prossimo video, però adesso vi faccio vedere praticamente: armo i motori, sollevo il quadricottero leggermente, quando vedo le oscillazioni perché ho un valore alto di proporzionale, inizio a abbassare fino a quando vedo sparire o diminuire tanto le oscillazioni. Proviamo a farlo. Come avete visto, ho difficoltà, praticamente cerca di resistere alle pressioni che faccio o alle sollecitazioni che gli do. Adesso parliamo dell'integrale. Come avevamo detto nel video precedente, l'integrale controlla e mantiene una certa angolazione che abbiamo dato con il nostro stick al quadricottero. Se il valore del proporzionale che abbiamo settato prima è corretto e il valore dell'integrale è basso, il nostro quadricottero non riuscirà a mantenere l'angolazione che gli abbiamo dato. Quindi se il nostro quadricottero è più pesante nella parte in alto, quando diamo questa angolazione il quadricottero cercherà di cadere di più fino a quando si ribalta, se è troppo basso, potrebbe anche farlo da questa parte se gli diamo l'angolazione, perché è più pesante da questa parte. Se invece è più pesante da sotto e noi gli diamo una certa angolazione, tornerà orizzontale. Siccome questo quadricottero, come potete notare, è legato con questi elastici, e questi elastici danno un sollecito per farlo ribaltare da questa parte, non riuscirà a mantenere questa angolazione. Vediamo dal vivo come cosa succede. Diamo gas. In più, quando il valore dell'integrale è basso, il quadricottero ha una resistenza minore ai solleciti, diciamo per esempio che possiamo dare con la nostra mano, rispetto a quando è corretto. Adesso vediamo cosa succede quando il valore dell'integrale è alto. Vedremo praticamente delle oscillazioni un po' differenti dalle oscillazioni che abbiamo visto con il valore del proporzionale alto, perché queste oscillazioni sono un po' più con una frequenza più bassa, e quindi lo vedremo tipo oscillare come una gelatina, non così. Go, 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 go.
Per ottenere un valore giusto, corretto dell'integrale, praticamente saliamo fino a quando vediamo le vibrazioni e poi iniziamo a scendere fino a quando spariscono le vibrazioni e il nostro quadricottero riesce a tenere una certa angolazione che gli abbiamo dato. Non solo, vabbè, questa è una prova che non è necessario farla. Una volta che abbiamo raggiunto il valore giusto, vedremo che il nostro quadricottero sarà molto resistente a qualsiasi sollecitazione esterna che cerca di cambiargli angolazione. Ecco, facciamolo, è molto semplice, alziamo il gas e iniziamo a scendere fino a quando spariscono le vibrazioni. Ecco, quando spariscono le vibrazioni non bisogna accontentarsi, ma muovete un pochino lo stick, fatelo vibrare un pochino e vedete, così riuscite a valutare se vibra ancora o no. Come potete notare, adesso con un valore dell'integrale corretto il nostro quadricottero riesce a mantenere la sua angolazione e resiste alle sollecitazioni senza andare a vibrare. Ecco, adesso per ultimo vediamo un valore del derivato basso. Praticamente dovete notare che quando mi fermo il quadricottero non si fermerà, non sarà preciso nella, diciamo, nella sua fermata, ma prima di fermarsi un pochino praticamente fa questo movimento così. Ecco, quando analizzate una certa situazione volevo ricordarvi di fare attenzione anche al rumore, perché oltre alla visione c'è anche il rumore, che è differente. Adesso andiamo a vedere quando il valore del derivato è molto alto cosa succede. Vedete, ho una certa vibrazione che può aumentare o diminuire a seconda di quanto il derivato è alto. Per settare bene il derivato praticamente facciamo la stessa cosa, continuiamo ad abbassare il derivato finché praticamente lo stop è preciso e le vibrazioni sono assenti. Thank you.
Con questo video penso che chi vuole già andare a settare, personalizzare meglio i PID del suo quadricottero può già farlo andando manualmente ogni volta a incrementare o diminuire il valore del PID del suo quadricottero, cioè il valore del P, I e D. Ovviamente se siete principianti non è facile andare a settare il quadricottero in volo, specialmente che dovete alzarlo in modalità rate e non solo, peggio ancora con dei PID probabilmente sbagliati, quindi è veramente difficile, perciò vi consiglio di utilizzare, come ho fatto io, un elastico, fissate bene il quadricottero e partite con i settaggi di default di OpenPilot o di LibrePilot per poi aumentarli fino a quando vedete i comportamenti che abbiamo appena visto e poi riscendere fino a quando spariscono i comportamenti dei PID alti, e a questo punto facendo un asse alla volta, quindi legando con l'elastico il vostro quadricottero una volta per il pitch, un'altra volta per il roll, un'altra volta per lo yaw, e così siete a posto con i vostri PID. Comunque nel prossimo video andremo a vedere dalla A alla Z, una volta finito il wizard che abbiamo già visto in questo video qua, come utilizzare la funzione di LibrePilot o di OpenPilot TX PID, dove riusciamo ad assegnare una funzione a un pomello o uno slider come questo per cambiare i PID in volo. Quindi al posto di andare a provare, vedere il comportamento, modificare, collegare il cavo, modificare e riprovare, andiamo a praticamente muovere solamente questo pomello per aumentare il nostro PID ogni volta, o in volo per esempio, o se no atterriamo, aumentiamo e ritorniamo in volo fino a quando non arriviamo al valore corretto. Se avete dei dubbi, delle domande, potete lasciarle come al solito giù nello spazio dei commenti, vi rispondo appena possibile. E se vi piace questo video, lo trovate utile, vi prego di cliccare sul tasto mi piace. Se non siete ancora iscritti, potete ovviamente cliccare qua sul tasto iscriviti, così siete aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Grazie a tutti e ciao alla prossima.